Per studiare la vitamina D e i suoi effetti sui vari organi e apparati, quindi non solo sull'osso, si possono utilizzare sostanzialmente due approcci. Il primo è quello degli studi randomizzati e controllati, quindi studi appunto in cui gruppi selezionati di pazienti vengono suddivisi fondamentalmente tra chi utilizza la vitamina D e chi invece non l'utilizza, e studi invece osservazionali, studi appunto che utilizzano i dati della vita reale. In certi casi possono essere preferibili i primi, in certi casi possono essere preferibili i secondi. Ecco, come stanno le cose? L'abbiamo chiesto a due veri esperti, al dottor Giusti e al professor Gatti, che abbiamo incontrato qui a Verona nel corso di un incontro molto importante e molto interessante, che si chiama Dibattito, che ha proprio discusso gli argomenti ancora non completamente chiariti che riguardano la vitamina D. Sentiamo cosa ci hanno detto questi esperti. Sulla base delle evidenze scientifiche, gli studi randomizzati e controllati rappresentano, dal mio punto di vista, lo strumento più appropriato per definire le evidenze e, nello specifico, nell'ambito della scelta di un trattamento terapeutico, per definire il trattamento più appropriato e più efficace. Questa ipotesi, che non è un'ipotesi ma si basa sostanzialmente sull'esperienza degli ultimi 30 anni di evidence-based, a mio modo di vedere si applica anche sugli studi della vitamina D. Se infatti noi analizziamo gli studi della vitamina D, rileviamo sostanzialmente studi randomizzati e controllati con un disegno appropriato di alta qualità che ha dimostrato l'efficacia della vitamina D nel ridurre le fratture e le cadute, mentre proprio quegli studi attualmente in discussione che non hanno evidenziato efficacia su endpoint primari di tipo clinico, sono studi dove però il disegno clinico e la selezione dei pazienti era sostanzialmente inappropriata. Per cui la mia ipotesi, l'ipotesi che oggi sosterrò, è che fondamentalmente nella misura in cui uno studio randomizzato e controllato viene disegnato in maniera appropriata e i pazienti selezionati sono quelli corretti e quindi anche la domanda di ricerca è corretta, il randomizzato e controllato rappresenta sicuramente uno strumento per identificare le massime evidenze. Nell'ambito della vitamina D, indubbiamente, importanza possono comunque avere gli studi osservazionali per, esplorare delle ipotesi primarie che ovviamente non sono necessariamente correlate con i canonici effetti della vitamina D. Gli studi osservazionali sono importanti soprattutto nel campo della vitamina D, e questo perché la medicina basata sull'evidenza nel campo della vitamina D ha qualche problema. La vitamina D è un prodotto che sicuramente ha degli effetti positivi, ma il problema vero è gli effetti negativi che ha la carenza. E la carenza di vitamina D si associa a tanti problemi ossei e anche extrascheletrici. Negli studi clinici controllati noi dobbiamo suddividere la popolazione in due gruppi, una popolazione la trattiamo e una popolazione gli diamo un placebo. È molto difficile e anche eticamente poco credibile poter pensare di fare uno studio di questo senso in soggetti carenti di vitamina D. E quindi la soluzione che molti studi hanno ideato, molti ricercatori hanno ideato, è stata quella di dare la vitamina D a soggetti normali per dimostrarne un eventuale effetto positivo. Ma questo al momento non sta dando nessun risultato reale, proprio perché non è la vitamina D che fa bene, ma è la carenza di vitamina D che fa male. Quindi io credo che al giorno d'oggi dobbiamo utilizzare i vecchi studi, quelli dei tempi in cui non sapevamo ancora il ruolo della vitamina D, in cui la vitamina D è stata data a soggetti che erano carenti in maniera randomizzata, perché non se ne conoscevano ancora gli effetti, e soprattutto dobbiamo utilizzare gli studi osservazionali prospettici che ci fanno vedere come nei soggetti carenti dare la vitamina D è in grado di assicurare degli evidenti effetti positivi.